una cosa che emerge con chiarezza da queste sette lettere è che il Kyrios esige quello che poi troviamo nel Vangelo. Chi non è con me è contro di me. Non ci sono vie di mezzo. Non ci sono vie di mezzo. Il suo nome, il nome Tiatira, nell'interpretazione di San Beda il Venerabile, desunta da San Girolamo, significa vittima sacrificale. La questione spinosa è quella, ancora una volta di matrice sincretista, di questa donna, Jezabele o Jezabele, che dice il testo, la donna che si spaccia per profetessa e insegna e seduce. Seduce, soprattutto il verbo sedurre è importante, c'è un'azione catechetica, c'è una diaconessa anteventum, insegna, doveva essere una profetessa che aveva un grande fascino, ora vediamo qualcosa di più, fino a sedurre i miei servi. I servi sono di Cristo, sono miei, dice il Kyrios, ma Jezabele li seduce, inducendoli a darsi alla fornicazione, le orge sessuali, e a mangiare carni immolate agli idoli. Così noi possiamo vedere la preoccupazione di Giovanni, spinto dal Signore, al riguardo delle contaminazioni eretiche che rischiavano molto più della persecuzione di Domiziano di spegnere e raffreddare la fede dei cristiani. Mi spiegherò meglio. Queste cose il Kyrios le spiega mentre i cristiani hanno più grossi problemi, santa pace. Sono perseguitati dall'imperatore Domiziano che ha scritto lettere credenziali. Rastrellate i cristiani, beccateli e prelevateli ovunque siano. Succedeva spesso che si riunissero, perché non c'erano le catacombe come a Roma, in luoghi nascosti. C'erano le spie, tutti arrestati, alcuni fatti fuori subito, altri portati negli antichi campi di concentramento. Patmos era un campo dei lavori forzati. Quindi dovrebbe essere questa la preoccupazione del Kyrios di fronte a un cristiano. Se avete mai visto il film dell'Apocalisse, c'è anche un Paolo Villaggio che interpreta bene la sua parte. Credo sia stata una delle sue ultime produzioni prima di morire. Chissà mai, con quelli che si dicono atei, miscredenti, agnostici, l'azione della grazia come si può servire di tutto, anche nella, a fare un film come ha fatto per esempio Gigi Proietti con San Filippo Neri, no? E poi è morto anche Gigi Proietti, forse gli attori non vorranno più fare film sacri per scaramanzia. E si vede proprio l'angoscia, la eclissi, la tribolazione di questa comunità cristiana di Efeso perché sono accerchiati, si devono nascondere, devono fuggire alla possibilità della morte. Kyrios non si mostra per nulla interessato a questo, è un'altra la cosa che lo preoccupa, che cioè i cristiani si contaminino con gli eretici. Agli occhi di Dio è più grave la contaminazione eretica del martirio, diciamo martirio che è dono, ma in una visione, in una prospettiva mondana della morte. Vi rendete conto? La battaglia che stiamo portando avanti, gridando, urlando, sbraitando, con tutti quelli che oggi stanno a comunione con Bergoglio e la falsa chiesa delle tenebre. È qui il punto, qui, Don Minutella, è qui. Il Kyrios è preoccupato non del martirio, non della persecuzione, se ne infischia di Domiziano e dell'impero romano, anzi è una grazia, è un kairos. Il Kyrios è preoccupato dei Balamiti, il Kyrios adesso è preoccupato di Jezabele. Oggi il Kyrios è preoccupato di Bergoglio e degli Unacum che si uniscono a lui nell'eresia, a tutti quelli che stanno come se nulla fosse in comunione con colui che è palesemente eretico. Non è che adesso dobbiamo, dicono e trovano tutti i pretesti, come probabilmente facevano a quei tempi anche lì. E ci vuole la dichiarazione ufficiale, ci vogliono i cardinali, ci vuole questo, ci vuole quello. Non si sta con gli eretici. L'Apocalisse è chiara. Non so se sono riuscito a spiegarlo bene, perché questo è il passaggio decisivo. Il Kyrios, Gesù Cristo, il risorto, è niente affatto preoccupato che la chiesa di Tiatira, come già quelle di Efeso, Smirne e Pergamo, e poi anche le altre, siano perseguitate. Non è che morivano. A volte, in maniera, se leggete il martirologio romano dei martiri dei primi 3 secoli, lingue tagliate, arti spezzati, tirati con le funi dai cavalli, gettati nei rovi, dentro sacchi con serpenti per andare a mare. E morivano in una maniera clamorosa.
E il Kyrios non è per niente preoccupato di questo, è Dio, è il Signore. Invece, siccome vuole la santità della sua Chiesa, e l'eresia è peggiore della persecuzione esterna, perché è interna. Oggi addirittura per l'ultimo assalto di Satana è effettuata attraverso l'uomo vestito di bianco che siede sul trono di Pietro. Se ci fosse una ottava lettera, anziché settenario, parlassimo di ottavario, sarebbe rivolta alla Chiesa di Roma, per intendere tutta la Chiesa cattolica. E non c'è dubbio che sarebbe un rimprovero clamoroso, perché il Kyrios non potrebbe altro che dire vergognati, come quando dice poi alla chiesa di Laodicea: non sei né freddo né caldo, io ti vomito dalla mia bocca. Il Kyrios potrebbe solo dire: sei il vomito della mia bocca, tu chiesa di Roma, che taci e te ne stai in comunione con la falsa chiesa eretica apostata. Il Kyrios ha a cuore che ci sia una discriminazione, un fossato, un oiato tra coloro che sono eretici, peggiori quindi dell'imperatore e dei persecutori dei cristiani, e coloro che invece non perdono la purezza della fede. Non so se sono riuscito.